Ecco, il Facebook sta cominciando. Buonasera a tutti, sono molto contento di cominciare, un po' in ritardo, nostro nuovo progetto, diciamo così, di studio, chiamato Corso di Cusarì, non so se è un po' pretenzioso, Shalom Yoel, perché, qual è il senso, perché abbiamo scelto di studiare Cusarì? Perché giusto adesso queste sono delle cose che vogliamo pensare assieme. Prima perché vedo dei grandi amici dell'anno scorso, quando ancora potevamo studiare come persone normali fisicamente, ci vedevamo sul nostro studio. Un attimo che vado chiudendo anche i microfoni per non far rumore. Di fatto questo corso, diciamo così, è una continuazione di quello che abbiamo cominciato a fare l'anno scorso, con un corso che si chiamava anche Giovedì Sera, che Shalom, che era il corso di filosofia chiamato, intitolato Mille anni di filosofia. Possiamo discutere sul il titolo, eccetera, ma diciamo così, avevamo tenuto l'anno scorso un'opportunità in 15 incontri di fare un giro basico, diciamo, della storia ebraica, e fare un viaggio per il tempo e per le idee tra uno dei fondatori della filosofia ebraica, Rav Saadia Gaon, nel IX secolo, arrivando e terminando con Rav Kook, in un articolo molto famoso scritto nel 1923, se non mi sbaglio, Le Malach Haidot Beisrael. Quindi penso che abbiamo tenuto una visione sincronica così di quello che si è pensato nel popolo ebraico su se stesso, sui valori dell'ebraismo. Adesso, come tutte queste tipi di visioni sono un po' superficiali, un po' troppo rapide, sono delle visioni, ecco, superficiale già è una parola che descrive quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Anche il superficiale fa sul posto, perché abbiamo bisogno molte volte di tenere una visione generale di una certa cosa. Un fenomeno come 1000 anni o 2000 anni di pensiero richiede una visione, diciamo, una prospettiva, che è quello che abbiamo cercato di generare nell'anno scorso, e spero che abbiamo riuscito anche parzialmente. Oggi alla mattina è partito un nuovo progetto della comunità di pubblicare, chiudo i microfoni così quando parlo con voi, di pubblicare Bezrat Hashem questo corso dell'anno scorso in forma di libro. E questa è una bella idea, spero, perché di fatto la visione, quella genetica, anche generica, anche ha un valore. Ok, ma dopo diciamo, è un po' come dell'università: primo anno corso di base, secondo anno cominciamo a studiare seriamente. Quindi, quando dico seriamente, cominciamo a prendere una persona, una personalità, un pensiero, una forma di pensare e cercare di approfondire, capire quello che sta succedendo. Chi è che sta parlando, qual è il senso di quello che sta dicendo, quali sono le idee. Adesso, ovviamente, dopo un viaggio così bello come abbiamo fatto l'anno scorso, che già era necessario fare delle scelte dure e sacrificando altre grandi personalità dell'ebraismo, per esempio, non abbiamo parlato di Rabbi Chassidai Kreskaz. Rabbi Chassidai Kreskaz, che viene nel 300, è una grandissima persona, poco studiata, poco conosciuta. Non abbiamo studiato niente, anche parlando di Rambam, di Moreh Nevuchim, che è il libro magari più complesso e profondo della filosofia ebraica. Abbiamo lasciato il pensiero hassidico, non abbiamo studiato Tanya, non abbiamo studiato Rabbi Nachman di Breslav. Ho fatto una cosa che sì, i saggi di Israele vengono a fare le conte con me, io non uscirò di questo di forma bella, diciamo così. Ma sono delle scelte necessarie da fare quando se fa un corso come quello. Adesso ho fatto una cosa ancora peggio, ho detto adesso durante un anno studieremo un libro. E la grande domanda è quali, perché questo, ok? Perché questo? Ok, vi dico la verità, il Cusarì sempre mi ha affascinato, e quando era giovane non lo amava. Sì, dico veramente, non mi piaceva perché è diventato troppo popolare. A me, quando le cose diventano troppo popolari, mi chiama l'attenzione e dice: ma sì, tutto lo fanno perché dobbiamo fare qualche altra cosa. Ma è là, con gli anni, uno quando ritorna a questi luoghi comuni, i rivede di una forma adulta questo testo, vedi che veramente stiamo parlando di uno dei
dei più originali tra i pensieri del popolo ebraico, uno dei più completi, uno dei più profondi, e un precursore di tante idee, e più quando ricordiamo che è un libro che è stato scritto 900 anni fa, uno dice veramente è impressionante. E anche perché Abiudah Levi è stato, diciamo, uno dei principali, diciamo, pensatori del popolo ebraico, che ha rimesso nel centro del dibattito la importanza del popolo ebraico e del suo terra e del suo posto geografico in Israele. Quindi è diventato popolare nel pensiero moderno e del sionismo religioso. Rav Kook, gli allievi, tutte le shivot che seguono, diciamo, questa corrente del Rav Kook e del Rav Tzvi Yehuda Kook, suo figlio, e ovviamente lo tengono come in grande stima questo Sefer HaKuzari. E un'altra buona notizia, che nel mondo accademico è uno dei libri più odiati, diciamo, per gli studiosi della filosofia ebraica. Questo è una buona segnale per dire che certamente si tratta di una cosa seria, perché quando è troppo popolare per la università dobbiamo un po' star preoccupato. Ho detto qualche cosa che Dario si è alzato. Bene, cosa vuol dire? Nel mondo accademico c'è uno studio accademico della filosofia generale, della filosofia ebraica. Sefer HaKuzari non è un libro popolare tra di loro, perché è visto come un autore troppo mistico, troppo astratto, troppo poco razionalista, troppo, diciamo, nazionalista, troppo di destra. E come sappiamo, il mondo accademico è un mondo che piuttosto si allinea con la sinistra, e di nuovo questa è un'opportunità per pensare un po' su quello che stiamo dicendo. Bene, cosa hanno detto i nostri antichi saggi su Sefer HaKuzari? Cosa loro pensavano di Sefer HaKuzari? Non noi, e sì, loro. E prima vi presento un po' di un libro importante, diciamo così. Noi Be'ezrat Hashem utilizzeremo per il nostro studio questa edizione di Sefer HaKuzari nell'ebraico. Io lo uso questa edizione, tanto l'ho usato che già se vedi come un po' stanca della vita, ma non importa. Questa edizione è stata fatta negli anni 60 attraverso una nuova traduzione di Rabbi Yehuda Even Shmuel. Volete che dire torni qua? E un attimo ritorneremo agli aspetti bibliografici di questo studio di questa sera, anche vi presenterò sino la settimana che viene, penso me ne sono dimenticato, ma c'è una traduzione del Kuzari in italiana in italiano che vedremo già questa sera, di quello abbiamo, con l'aiuto di Davide Cutri, messo, vedremo 2-3 pagine Be'ezrat Hashem. Quindi c'è il Kuzari completo in italiano, non preoccuparci, costa 20 euro, si trova su Amazon, arriva alla casa senza uscire dalla casa, in paura di coronavirus. Quindi abbiamo il documento, questo magari è una delle cose più importanti per il nostro studio. Io mi baso ovviamente nella versione ebraica, che non è l'originale, e già racconteremo un po' la storia di questo libro. Ma voglio un po' citare quello che dicono i saggi di Israele, o che avevano detto i saggi di Israele su questo libro. Vi leggo delle introduzioni di Yehuda Even Shmuel. Lui cita una citazione molto famosa del Gaon di Vilna. Il Gaon di Vilna è il saggio, giusto Simi ieri mi ha mostrato una nuova moneta che hanno fatto d'oro con il nome del Gaon di Vilna in Lituania. Lituania si dice in italiano? Lituania, sì. Mm-hmm. Hanno fatto una moneta d'oro, la prima moneta d'oro della storia, che ha fatto in rispetto, in omaggio a un saggio Chacham, un ebreo, il Gaon di Vilna. La Bibbia di Vilna diceva che Sefer HaKuzari hu kadosh vetahor, il libro del Kuzari è santo e puro, santo e puro, e Karev unat Israel vetorat luimbo, i principali i principali fondamenti della fede ebraica e della Torah si trovano in questo libro. Quindi il Gaon di Vilna, parlando così di questo libro, già intendiamo che stiamo parlando di un libro estremamente importante. E questo è anche un invito per l'anno che viene, Be'ezrat Hashem, studiare il Ramchal, se Dio vuole, anche per far rispetto al Veneto, che anche il Gaon di Vilna lo teneva in grandissima stima a questo libro Mesirat Yesharim, il Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Ma questo è per l'altro anno, Be'ezrat Hashem, prossimo anno. Quindi cosa sta dicendo il Gaon di Vilna?
Il contesto di questo detto è così: gli allievi del Gaon Divino avevano chiesto come si studia i temi filosofici, diciamo così, la Emunah. Nel nostro linguaggio non stiamo parlando della filosofia, sì, della fede. Ovviamente per il mondo accademico stiamo parlando della filosofia della religione, cosa al quale Rabbi Yehuda Levi si opponeva di tutte sue forze, e questo lo studieremo Be'ezrat Hashem. Ma ritorniamo. Gli chiedono: Rav, come facciamo per studiare la Emunah? Come facciamo? Come facciamo? Lì dice: c'è un libro molto importante da studiare che si chiama Chovat HaLevavot. Chovat HaLevavot, libro scritto in Spagna per Rabbeinu Bahie, è considerato il primo libro che si occupa dei temi, diciamo, etici, non filosofici, dico etici dell'ebraismo. E su lunga introduzione lui spiega che ha cercato tanti libri, ma non ha trovato nessuno che si è dedicato a quello. Quindi è considerato il primo autore in questo dipartimento. E questo libro lungo e importantissimo ha una parte dove anche fa un po' la filosofia sull'esistenza di Dio, eccetera, i concetti più astratti. Quindi Rabbi Eliyahu di Vilna diceva: Chovat HaLevavot è un libro da studiare, ma Shava Emunah, quello portone della fede, se lo deve spostare, diciamo, non studiare in questo momento, invece di quello. La conquista della fede si farà attraverso il libro Sefer HaKuzari. Quindi lui diceva che Sefer HaKuzari è il libro importante, basico, classico per salire su questa montagna che è la fede ebraica, che è una montagna. Possiamo domandare perché uno ha bisogno di libro, non c'è tutto nella Bibbia. Il fondamento di tutto qui è il Tanakh, perché il Tanakh è pieno di Emunah, ovviamente. E i profeti credevano in Dio, lo sentivano, hanno parlato su valori, su etica, eccetera, eccetera, eccetera. Questa domanda lo fa Rav Bochco in suo commento di Sefer HaKuzari. Un attimo. Rav Bochco è Rosh Yeshiva in Kohav Yaakov, è un Rosh Yeshiva importante, molto simpatico. È suisso, molti anni aveva una yeshiva in Montreux, ha chiuso la yeshiva e si è andato in Israele 20 anni fa più o meno, una bellissima yeshiva. Lui dice: ma c'è scritto nella Bibbia tutto. Ma è vero, anche l'Halakha è scritta nella Bibbia, ma abbiamo bisogno di libro di Halakha. Tutto si basa sul Tanakh, ma noi abbiamo necessità, abbiamo bisogno di qualche ponte tra il Tanakh, che è diciamo, una materia premia brutta, grezza, che abbiamo per lavorare, per capire quello che il Tanakh sta dicendo, quel Tanakh credi, diciamo così, abbiamo bisogno di qualche interprete. I libri di pensiero ebraico fanno questo. Adesso vado alla terminologia. Nel mondo si chiama filosofia, filosofia della religione. Noi stiamo parlando di Machshevet Israel, pensiero ebraico, o della terminologia più popolare. Nel mondo da dove veniamo, del mondo delle Yeshiva, è semplicemente la parola Emunah, lo studio della fede. Allora si dice: ma la fede, o che uno ce l'ha o non ce l'ha, è una questione molto personale e molto intima della persona. E la risposta è che il Tanakh, citando adesso il Tanakh, non credeva, non pensava così. C'è un verso famoso che dice: Da et Eloi avicha ve'ovdeo, conosca il Dio di tuo padre, e perciò. E lo servirate. Vuol dire che prima si deve far funzionare un po' le informazioni nella testa, il pensiero, e quando apprendiamo a pensare in forma astratta, a pensare sulle cose spirituali, possiamo conquistare qualche cosa, rivelare certe cose, imparare certe cose, arrivare a nuove conclusioni, e dopo di quello il nostro servizio divino adquiere un'altra perspettiva, un'altra profondità. Quindi lo studio della Emunah, lo studio della Emunah, appunto, lo studio della fede è una cosa necessaria e molto importante nel nostro crescita come persone, come ebrei, come persone religiose. E di nuovo, ritornando a quello che diceva il Gaon di Vilna, Kadosh v'tahor, santo e sacro, diciamo così, che ikare Emunat Israel v'Torah tluimbo, i fondamenti della fede ebraica e della Torah. Adesso uno può chiedere, questa questione fa Rav Shelki, mio maestro, a pensare, e dice: ma cosa vuol dire i carré Torah Israel e Torah? La Torah e la fede ebraica non è la stessa cosa? Cosa parliamo? Cosa stiamo dicendo? Vabbè, se deve pensare un po' su questo, già stiamo cominciando a pensare assieme. La Torah, diciamo per noi, di nuovo, Torah è una parola, come abbiamo detto questa settimana, una parola che può confondere perché vuole dire tante cose, ma diciamo che la Torah nel senso di quello che facciamo, la Torah pratica, quello che si deve fare,
le leggi, le regole, la forma di vivere, eccetera, eccetera. I rafedi è quello che pensiamo, qual è il fondamento, quindi quali sono i karim della Torah di Israele, quali sono i principali fondamenti della fede ebraica. Sapete che più o meno 50 anni dopo Sefer Kuzari è scritto anche in arabo un altro libro che è diventato famosissimo, che è Sefer Moreh HaNevuchim, il guida dei confusi, diciamo così, guia dei perplessi, un libro importantissimo di filosofia, profondissimo di filosofia, lungo, che tocca tanti soggetti della filosofia. Un gran razionalista che è il Rambam ha organizzato il nostro forma di pensare e anche di attuare molte volte, ma è un libro che si studia molto meno che il Sefer HaKuzari. La questione è perché sì, Rambam era una grandissima persona, famosissima persona, nel senso anche nel mondo ebraico il più grande posek, diciamo così, prima del Shulchan Aruch era Rabbi Moshe ben Maimon. Quindi cosa è successo con il suo libro di filosofia? Quello che è successo è che il suo libro di filosofia è importantissimo, ma si occupa di cose che noi oggi, non è il linguaggio che ci interessa, diciamo così. Si occupa della filosofia attuale su tempo, molte della filosofia arabe di quel tempo, delle discussioni astratte che per noi non hanno molto, molto gusto, diciamo così. L'interessante è che su precursore dei 50 anni, quasi contemporaneo, Rabbi Yehuda Halevi, che è un'altra persona totalmente differente, dello stesso paese, anche lui spagnolo, ma totalmente differente, ancora oggi, se vedi come un testo che dà gusto di studiare. Perché? Perché 900 anni fa, pensando su tante cose che sono attuali anche oggi, come per esempio nell'attualità i temi che si relazionano con la nazionalità e l'identità ebraica in un mondo che si cambia, in un mondo che diventa globalizzato, eccetera, eccetera. Quindi Rabbi Yehuda Halevi ha fatto una cosa grandissima e questo anche spiega perché durante tanto tempo non si studiava Sefer HaKuzari. Altra caratteristica di un libro che viene a essere scritto prima del suo tempo e troppo, diciamo, avanza sul suo tempo, non si capisce tanto. E per nostra generazione, nostre ultime generazioni, queste possiamo capire molto di più di quello che dice Rabbi Yehuda Halevi. Per lui il fondamento dell'ebraismo è la identità nazionale di quello che è ebreo. Rabbi Yehuda Halevi mette come fondamento dell'ebraismo non una idea astratta, non una idea astratta del Dio esistente, diciamo così. Perché si stiamo parlando di fede, la fede è per tutti, credere in Dio è una cosa della umanità, non necessariamente del popolo ebraico. Rabbi Yehuda Halevi sta parlando. Il Gaon di Vilna identificava i fondamenti della fede ebraica. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando il rappresentante dell'ebraismo viene a parlare di Dio, sorprende al suo interlocutore dicendo che il nostro Dio è il Dio di Abraham, Isaac e Jacob che ci ha fatto uscire d'Egitto. Questa frase è diventata famosissima perché appunto l'altro, il re, le dice: ma come mai tu sei realmente poco intelligente, per dirlo delicatamente, perché tutti parlano del Dio creatore, del Dio onnipotente, del Dio che ha fatto eccetera eccetera, e tu mi conta una storia, diciamo, provinciale, i vostri problemi, chi ti ha fatto uscire d'Egitto, cosa interessa? E la risposta di Rabbi Yehuda Halevi, la vedremo Bezrat Hashem in alcune settimane, e la risposta è che noi stiamo parlando della fede del popolo ebraico e della relazione intima che c'è tra il popolo ebraico e Dio. Stiamo parlando del patto, non stiamo parlando di un Dio astratto che esiste ma o che non fa niente o che non si relaziona con l'uomo o che non ci conosce eccetera eccetera. Stiamo parlando del Dio, quello Dio che è il Dio del patto di Abraham, Isaac e Jacob, il Dio del popolo ebraico. Quindi questa idea di Rabbi Yehuda Halevi, che è sorprendente dal punto di vista filosofico, perché è sorprendente, non è quello che speravamo, diciamo così, si ritrova nel mondo dell'Alaha. E è un'orientazione anche educativa per noi quando lavoriamo con persone che cercano la verità, che cercano la verità spirituale. E l'Alaha insegna che quando una persona viene a avvicinarsi del popolo ebraico non se ne fa un discorso filosofico su cosa è Dio, e sì
e bisogna cercarsi, lui vuole fare parte della nazione ebraica, sì, lui si identifica con il destino del popolo ebraico e vuole far parte. Se lei dice, ma gli ebrei sono perseguiti, cosa c'è scritto? Questo c'è scritto nel Shulchan Aruch, ma gli ebrei attualmente, 500 anni fa, sono perseguiti, tu volete far parte? Sì, mi piace, non ho nessun problema. No, ma gli ebrei sono un popolo piccolino, eccetera, eccetera, non è una cosa molto simpatica magari, sempre di essere ebreo. E questo che volete? Sì, è questo che voglio. Ah, ma ci sono anche le mitzvot? Ma ci sono delle mitzvot, va bene. Quindi Le più quella, ci sono tante, ma il punto di partito non è la questione, diciamo, sono arrivato alla conclusione che questa è la verità astratta e mi piace tanto. Non è questa la domanda che si fa, non è questo che si cerca. Rav Shelchi cita in questa storia la storia dei Shomeronim, dei Samaritano. Una storia raccontata molto cortamente nella Bibbia, nel Sefer Yeheskel, che sono chiamati Gerei Emet, dei Converso. conversi veri, perché quando sono arrivati in Eretz Israel, venuto espulsato, perché il re Assirio aveva fatto un cambio di popolazione, questa popolazione non ebrea idolatra ha capito che qui nella terra di Giuda c'era un Dio che si chiamava il Dio di Israele, c'era di ammirarlo e rispettarlo, e si sono convertiti. Ma sono convertiti per la verità, ma non per adorazione, diciamo, per far parte della nazione ebrea. Il Rav Kook spiega un pezzo famoso che sono chiamato Gerei Tzedek, perdon, Gerei Emet, dei conversi veri, di verità, nel senso che sanno la verità, ma non sono Gerei Tzedek, non sono dei conversi di giustizia, perché non ha l'aspetto etico-morale dell'appartenenza al popolo ebraico. Quindi il punto di partito del popolo ebraico è che noi siamo un popolo e che questo popolo ha un patto con Dio. Questo cosa che leggiamo nella parasha, questo Shabbat Be'ezrat Hashem. E su questo si può disegnare, strutturare la fede ebraica, la pratica ebraica, l'identità ebraica, pertenere a questo popolo, cercare a continuare a insegnare questi valori per il futuro. Ma il fondamento è l'identità, fare parte del collettivo che è il popolo di Dio. Questo è il punto di partito e questo più che qualche altro pensatore del Medioevo moderno è l'opera di Rabbi Yehuda Halevi che sorprende in suo pensiero attuale sull'identità nazionale del popolo ebraico, sulla centralità di questa identità nazionale del popolo ebraico. Quindi questo è un po' Sefer HaKuzari. Il fondo della storia di Sefer HaKuzari, di nuovo, Sefer HaKuzari è scritto nel ciclo undicesimo. Si basa su un fondo storico successo 300, magari 400 anni prima da lui stesso, con la conversione di una nazione, o almeno del re assieme con i grandi nobili, della nazione dei Casari. I Casari sono un popolo di asiatico idolatra che vivevano tra il Mar Caspio, nel sud, quello che si chiama le repubbliche del sud di Russia attualmente musulmane. Questa nazione. Sì, Uzbekistan, queste parti, questa nazione attraverso suo re si interessa per filosofia, per le idee, eccetera, eccetera, e cerca la verità. Cerca la verità e dopo un certo processo la storia, apparentemente una leggenda, conta che il re ha deciso di far sua conversione all'ebraismo e dietro di lui altre parti della sua famiglia. Del palazzo reale, eccetera, eccetera. Questo è un fondo storico che è stato dopo confermato per delle lettere che si sono trovati. C'è una famosa lettera di come si chiamava? Un attimo. Uno dei capi dell'ebraismo forse è da senti lì poi da Fimbrescimo. Avevo un Vai basalando, Ulai basalando Bassano, rei. ricordi che No, Hasdai Ben Shafut, no, Rabbi Gamlo Shmuel Hanagid, uno dei capi dell'ebraismo spagnolo, si hanno trovato delle lettere che ha fatto cambio di lettere tra lui e uno dei discendenti di questo re, un re Yosef, re dei Kuzarim. Il re originale, diciamo, che aveva fatto la conversione, si chiamava. Ah, se possibile, mazzati, senti se fa la. Si chiamava Pulan, penso, Pulano, sì, qualche cosa così. Bulan, Pulan, penso che Bulan. E questo discendente, magari nipote, continua tenendo una relazione di carta con i Hachamim di Spagna per
continuare a mantenere il suo ebraismo vivo, diciamo così. Quindi nel settimo verso ottavo secolo succede quella conversione di questa nazione, di questa etnia. Il regno dei Khazar ha esistito del settimo all'undicesimo, dodicesimo ciclo, stiamo parlando di 500-600 anni, fino che verso il tredicesimo secolo è stato conquistato per i russi, ma i russi considerano i Khazari come uno dei fondatori, diciamo, delle identità russa. Quindi si hanno interessato anche per fare delle ricerche archeologiche sui siti dei Khazari. Non si sono trovati tante prove di quello ebraismo dei Khazar, ma qualche cosa hanno trovato, delle tombe, delle iscrizioni ebraiche, eccetera, eccetera. Quindi c'è un fondo storico. E Re Bullan, mi dice Umberto, grazie Bullan. E Sefer HaKuzari, scritto nell'undicesimo secolo, non conta la vera storia di quello che si è detto e quel processo che ha vissuto il re di Khuzar fino a che si è diventato ebreo. Quello che ci è successo non lo sappiamo. La storia / leggenda dice che lui, come si interessava per religione, ha chiamato dei rappresentanti delle religioni monoteiste, fino a che al finale è arrivato all'ebraismo, ha importato un saggio spagnolo per Cosaria che le ha insegnato la Torah, e così sono diventati ebrei. Così cosa hanno studiato tra di loro? Non lo sappiamo. Rabbi Yehuda Halevi, nell'undicesimo secolo, 300 anni dopo l'evento storico, profitta di questo fondo vero storico, sul quale ci sono tante tradizioni nell'ebraismo e anche fuori dell'ebraismo, e lui disegna, scrive, immagina i dialoghi detti tra il re e il suo maestro, che lui lo chiama il Haver. Il Haver anche nell'arabo si chiama il Haver, l'amico, nel senso del saggio, diciamo così. Rabbi Yehuda Halevi ha scritto questo libro in arabo, quando era la lingua franca importante della cultura in Spagna, in un contesto culturale molto interessante che fa capire anche l'inizio del libro. Che l'inizio del libro non è la presentazione dell'ebraismo, e sì la presentazione delle altre religioni fino a che si arriva all'ebraismo. Perché? Diciamo, la Spagna dell'undicesimo secolo è una Spagna dove si comincia la grande epopea della Reconquista. La Reconquista è la liberazione di Spagna del giogo della conquista araba. Gli arabi hanno conquistato Spagna quasi completamente, cominciando nel settimo ciclo con Altaric, che ha dato suo nome alla penisola, o alla quasi isola, diciamo, come si chiama? Gibraltar, ecco. E dopo di questo gli arabi hanno conquistato praticamente tutto Spagna. Nella epoca già di Rabbi Yehuda Halevi, in Spagna c'è una tensione enorme tra, nel nord, i rumi, i cristiani, ok? Nel sud, i musulmani, che mantengono un gran regno, un gran dominio, e molti molti ebrei in tutte le parti di Spagna, che fanno molte volte la funzione di agente culturale, portando le culture da un lato all'altro, traduttori professionista anche molte volte delle lingue. Una famiglia di questa famiglia di traduzione sono i Bentivon, che vengono del nord di Spagna piuttosto di sud di Francia. Quindi c'è un mercato, diciamo, di molte idee in Spagna in quello tempo, e il posto magari più fascinante della filosofia e della scienza in quel momento. E ovviamente un vero pensatore deve pensare su quello che c'è quando esce al mercato, cosa che si dice, cosa pensano le persone, cosa credono le persone in questo momento. Quindi vediamo che è un pensiero attuale, nel senso che anche se relaziona con l'Islam, il cristianesimo e un'altra moda di pensiero e di fede che era molto popolare in quel tempo, che è quello che lui chiama la filosofia. Ripresentiamo, diciamo, la filosofia greca in sua versione musulmana, perché i musulmani avevano di nuovo tradotto le opere classiche della filosofia greca all'arabo, e di quella avevano preso tante idee per sua filosofia
teologia religiosa in quel tempo. Quindi di fatto vengono a visitare il re tante persone rappresentando queste linee. Ma perché il re se ha deciso di cominciare questa ricerca? Su questo c'è un fondo che di nuovo apparentemente non l'ha inventato Rabbi Yehuda Hanavi, anche nelle lettere di Hasdai Ibn Shafut c'è menzione di questo sogno del re. Quindi la storia, anche detta nel Sefer Kuzari, comincia così, che il re aveva sognato che il re era molto religioso, diciamo così, faceva i sacrifici, faceva le feste, faceva le cose, e viene un sogno a dirlo: ma tu sei molto religioso apparentemente, tua intenzione è molto pura, ma i tuoi atti non sono buoni, non sono i atti certi che Dio volle. E di questo sogno, diciamo, il re capisce che non basta l'intenzione, ci vogliono degli atti specifici che manda la religione far o lasciar di far. E capisce che il posto dove lui si trova in questo momento non è il posto è corretto. Quindi comincia su ricerca della vera religione. Adesso, di nuovo, quando uno vede del lato, diciamo, questa situazione generata per Rabbi Yehuda Hanavi, dice: ma come mai basiamo la nostra religione, la nostra ricerca spirituale su un sogno? Rabbi Yehuda Hanavi non è un pensatore razionalista, nel senso che lui non va a cercare delle prove, uno più uno, matematiche, su quello che c'è o non c'è. Appunto, Rambam fa questo. Rambam è il gran razionalista. Rabbi Yehuda Hanavi no, Rabbi Yehuda Hanavi è un mistico. È un mistico che fondamenta su mondo religioso su l'aspetto emozionale, il mondo dell'emozione, il mondo dell'immaginazione, possiamo dire, che è un mondo molto pericoloso e delicato, e in questo senso di nuovo Rabbi Yehuda Hanavi è estremamente moderno, perché lui fa quello che oggi nel mondo accademico si chiama l'esperienza religiosa, Chavaya Datit. Chavaya Datit è una nozione del mondo della filosofia accademica che analizza diciamo il punto di vista soggettivo del membro di una religione, di un gruppo religioso, su quello che lui sente e in su legame, in su relazione con HaKadosh Baruch, con l'esistenza divina. E questa è una cosa che oggi si discute, ci sono scritti tanti libri anche in italiano, ho visto in internet, nei 20-30 ultimi anni, su anche gli aspetti psicologici, sociologici, eccetera, eccetera, dell'esperienza religiosa. L'esperienza religiosa non è una cosa da provare, è una cosa da sentire, una cosa da vivere, ok? Una cosa da... tu sta dentro di quella realtà o no in questo momento. Ovviamente è un campo minato, perché come possiamo discutere sulle cose che non c'è niente da discutere? Io ho sentito quello e tu non senti niente, tu sei dentro e io sono fuori, eccetera, eccetera. È una cosa molto individuale, molto particolare, molto soggettiva. Adesso chi riesce a parlare di quello di forma sicura, di forma seria, è una gran persona. Quindi Rabbi Yehuda Hanavi, di nuovo, è una gran sorpresa, che entra in questo mondo super delicato e super complesso della esperienza religiosa, la soggettiva, e ti fa capire quello che l'ebraismo senti in su relazione con HaKadosh Baruch Hu. Ok, basta di introduzione e vediamo il testo iniziale del Sefer HaKuzari. אתה רוצה מים? כן, אני אשמח. אותי? מה? אותי. מים. מים, אני בסדר. אולי כיוון התימינו. כביינה. אופה. עד איזו סתה סלנדו. בנה. אנקורה... bianco il mio schermo, ecco, lo vedono adesso il testo italiano? Se vedi? Sì, benissimo. Solamente per chiudere la introduzione tecnica, diciamo,
Qui abbiamo, vi ho mostrato l'edizione molto popolare di Sefer HaKuzari nella traduzione di Even Shmuel, è una delle più moderne traduzioni. Nell'ebraico medioevale c'è la traduzione famosa, classica, di come si chiama adesso, mi è scappato. Ibn Tibbon, Yehudah Ibn Tibbon, una famiglia di traduttori importanti, anche parente della famiglia Kimchi, grandi commentaristi della Torah. Questa è una delle edizioni. Questa edizione moderna, ultramoderna, viene col commento di Rabbi David HaKohen, Rabbi David HaNazir, che era una delle persone più mistiche di Eretz Israel nel ciclo passato, allievo del Rav Kook. Nell'italiano David Cutrici ha trovato la traduzione molto simpatica non mi ricordo chi è il traduttore. David, l'avete in mano così per mostrare a tutti l'edizione italiana? Ecco, questa è l'edizione italiana fatta per Piatelli, no? Piatelli traduttore? Penso che Piatelli. Elio Piatelli, se trova su internet, su Amazon, e noi lavoreremo con questa traduzione, ovviamente comparando con le traduzioni ebraiche, perché certamente si deve comparare. L'originale arabo io non lo capisco purtroppo, quindi non possiamo parlare di quello. Ci sono delle traduzioni ancora più accurate, ha fatto il Rav Kappah, grandissima persona, sulla base arabo, anche Rav Shilat, Rav di una yeshiva di Male Adumim, un Rosh Yeshiva di Male Adumim, ha fatto una nuova traduzione. Anche Dov Schwartz, professore di filosofia dell'Università di Bar-Ilan, ha fatto un'altra traduzione. C'è una quinta o sesta traduzione moderna, modernissima, è stata fatta nell'Università di Tel Aviv. Quindi ci sono c'è un ritorno allo studio del Sefer HaKuzari, cercando di fare delle traduzioni più attuali a questo testo. Cosa? Le Cusari. Giuda Levi Le Cusari. Non conosco questa edizione. In francese non sai dirti qual è l'edizione più. Ok? Chiudo il microfono. Ok. L'autore dice: mi hanno domandato di quali ragionamenti e risposte disponevo contro i nostri avversari, filosofi, sia uomini di altra religione, sia settari del popolo di Israele, e mi sono ricordato di quel che avevo udito dei ragionamenti che tenne il saggio col re dei Casari, che aderì alla religione ebraica circa 400 anni fa. Adesso, questa apertura è ricordato nel libro delle cronache. Questa apertura di nuovo si basa su documenti che oggi abbiamo trovato anche nella Knesset di Cairo. Si è trovata una lettera molto danificata, ma una lettera che anche lei fa allusione agli eventi sulla storia dei Casarim. Ma quello che questa apertura cosa lascia capire? Che stiamo parlando di un libro di apologetica, ok? E questo è un termino e che dobbiamo pensare su di lui. L'apologetica vuol dire un testo dove uno si scusa o difenda, diciamo così, quello che pensa, quello che credi. È un genere letterario problematico, perché qua cosa vuol dire l'apologetica? Vuol dire che io ho ragione, te lo provo adesso che ho ragione. O piuttosto, magari tu hai ragione e il mio libro va bene. Molte volte l'apologetica fa questo lavoro di dire: queste idee moderne mi piacciono tanto, ma quando cerco i miei testi antichi trovo che è la stessa cosa. Questa postura non è la postura di Rabbi Yehuda Halevi. Il problema dell'apologetica in questo senso è che non ha una personalità. Tutte le idee moderne. Tu sei di destra? Ah, anche mia religione è di destra. Tu sei di sinistra? Anche mia religione è di sinistra. C'è una bellissima barzelletta ebraica che dice così, quella famosa del tren, nel tren degli anni, non lo so, 1920, c'è un comunista e un rabbino, un comunista e un capitalista nel treno, tutti ebrei ovviamente, e discutono qual è la cosa corretta. Quindi il capitalista dice: no, ganare dei soldi per aiutare, fare il mondo, e dice: e di più, nell'ebraismo c'è scritto nella Torah così, 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 e trova la prova di quello.
Vabbè, dopo viene capito, il comunista, ovviamente il comunista di più, no, aiutare i poveri, aiutare le persone, i diritti di tutti, eccetera, eccetera. E nella Torah è detto così, su. E ovviamente sì, anche nella Torah si trova quello. E dopo dicono, il rabbino cosa dice? Dice, ma no, voi avete ragione e voi avete ragione. Al fondo la Torah è la fonte di tutto quello, al fondo non è né capitalismo né socialismo o comunismo, diciamo così. La Torah è una cosa più grande che tutto quello. Poi, vuol dire che l'apologetica può trovare tante belle idee nella Torah, ma Rabbi Yehuda Halevi, quando scrive questo libro per apparentemente difendere la religione, che nel titolo originale del libro era il libro scritto in difesa della religione disrespettata, se possiamo dire così. Questo è il titolo originale del libro arabo. La difesa non si fa attraverso una scusa che no, anche noi siamo così, anche noi siamo buoni, anche noi siamo. No, Rabbi Yehuda Halevi cerca di capire lo spirito genuino, originale dell'ebraismo. Non cerca di, diciamo, allineare l'ebraismo con le scale dei valori del suo tempo, al contrario, cerca al contrario di quello che l'ebraismo dice e avvicinare gli ebrei di quelle scale di valori e scegliere ogni volta di nuovo di fare l'ebraismo, di vivere il suo ebraismo piuttosto che qualche altro tipo di vita religiosa. Quindi non è un'apologetica in questo senso, noi siamo buoni, noi siamo bravi, no, 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 no. Noi siamo ebrei e l'ebraismo fa senso. È questo che sta dicendo lui. Quindi lui cerca di difendere diciamo, gli attacchi che vengono dai filosofi, come abbiamo detto, la corrente filosofica arabe, e uomini di altra religione vuol dire, appunto, sta parlando delle due altre religioni monoteiste, l'Islam e il cristianesimo. I settari, nell'opinione di tutti i commentari, si sta parlando dei caraita. Chi sono i caraita? I caraita in quel tempo sono una parte molto grande, importante e significativa del popolo ebraico. In certa epoca si crede che può essere, in suo tempo, magari poco tempo dopo, c'erano più ebrei caraita che ebrei rabbanitica. I rabbanitici, noi siamo ebrei rabbanitici, noi siamo i famosi, i cattivi, sadducei, odiati per il Nuovo Testamento. Noi seguiamo questa linea. I caraim sono coloro che nel nono ciclo hanno deciso di appartarsi della tradizione orale che aveva su centro in Babilonia, fondare un gruppo ebraico, sono degli ebrei, fondare un gruppo ebraico che non si rifiere più, diciamo, alla tradizione orale della Torah. Un attimo che devo chiudere un microfono, un attimino. C'è qualche microfono. Ecco. Oppa. David, אם אני אשים אותך בתור מנהל, אתה תוכל לראות את זה? Un attimo che faccio qualche cosa così. Chiedo a David un'aiuta. Galaxy Tab, un attimo. Shalom Laura, tutto bene? Benissimo. Hello, Benvenuta. Laura. Benvenuta. Un attimo. Simi, sono io, Daniel. Buonasera. Non ti vediamo, ma ti sentiamo. Ma un attimo ti chiudo il microfono perché se no ti sentono tutti. Bacio. Un attimo. E fu David Kutri David Galaxy. Kutbet Galaxy Galaxy Tabs, David. poi ne assi otto po' shutaf, lui ne ha detto se cos'è. Cavo a rirote da Ken, nascere. cacho io chalivo te tacor, ok? Se siete otto cacha. Mi sto risolvendo il microfono. Ok, ritorno al testo. Ecco, quindi i Karaim sono questi ebrei che non accettano più la tradizione orale. Il fondatore del Karaismo si chiamava Hanan ben David. Dicono che anche c'è qualche storia personale, che suo fratello era più giovane e l'hanno fatto di esilare a capi degli ebrei. Lui si è offeso e ha fatto il suo gruppo. Ma il Karaismo è diventato molto, molto, molto grande nell'epoca, in questa epoca, nel XII secolo. E loro, diciamo, ritornano al testo, si chiama Bnei Mikra, i figli del testo, perché non accettano le interpretazioni e tradizioni dei saggi, ma infatti hanno sviluppato loro le loro tradizioni. Hanan ben David ha scritto un libro chiamato Sefer HaMitzvot. Dopo i Chachamim Karaim Talmid shel Chacham Eliyahu hanno scritto dei Shalom Eliyahu, hanno scritto dei commenti alla Torah, dei commenti anche alachici, eccetera, eccetera. Quindi è un mondo parallelo, diciamo così, contrapposto
considerati per l'Alaha settari perché si appartano della tradizione orale. Quindi tutti questi lavorano sul mercato, diciamo, spirituale della Spagna attuale, contemporanea della Biblia Levi, e ognuno manda sui dei, e l'ebreo normalmente diventa molto confuso. La Biblia Levi viene, può mettere un po' d'ordine a queste cose. E lui dice che si è ricordato di quel fondo, quello già lo abbiamo detto, della storia, diciamo, antica della conversione del re Casali, di quello che si aveva detto dentro di questo processo di conversione. Questo re fece ripetutamente un sogno nel quale gli sembrava che un angelo gli parlasse e gli dicesse: le tue intenzioni sono ben accette al creatore, ma le tue azioni non lo sono. Questo diventa, diciamo, il motto di questo libro famosissimo. Eppure egli era molto devoto e diligente nell'osservanza delle leggi dei Casari, tanto che provvedeva a lui stesso con cuore perfetto al servizio del Tempio e ai sacrifici, cosa tipica di molto religione politeista, diciamo così, che il capo religioso anche è il capo politico. È interessante perché nel caso dei Casari sappiamo che loro dividevano la lideranza del popolo tra due capi: c'era un capo religioso e c'era un capo, diciamo, politico. È interessante che in certe epoche se faceva solo uno, magari era un re, era il re, quello era di quella epoca dove faceva le due funzioni. Vabbè, un attimo. Ma ogni volta che si sforzava di essere diligente in queste cose, l'angelo veniva e a lui di notte e gli diceva: le tue intenzioni sono ben accette, ma le tue azioni non lo sono. Questa fu la causa per la quale egli si mise a indagare sulle credenze e sulle fedi, e alla fine si fece ebreo, e con lui gran numero di Casari. Fra i ragionamenti del saggio ve ne sono alcuni che mi hanno pienamente soddisfatto. Adesso qui quella parte ovviamente diventa la fantasia di Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi basa sul libro su un fatto storico, è stato detto, ma ovviamente non è quello il fatto. Il fatto che Rabbi Yehuda Halevi fa sul libro, genera dei dialoghi tra il re e il saggio, il Haver, ma sono dei dialoghi immaginati per Rabbi Yehuda Halevi, ovviamente non sappiamo cosa si è detto tra queste due persone. E la verità è che non cambia niente, Rabbi Yehuda Halevi profitta di un'opportunità, diciamo, per generare, profittare un stile letterario del dialogo per generare un libro di polemica che diventa più interessante, perché se fanno delle belle domande, delle domande forti, molte volte Rabbi Yehuda Halevi può mettere nella bocca del re delle domande assolutamente, diciamo, forti contro l'ebraismo e contro la fede ebraica, perché è più facile metterlo nella bocca di un tipo che ancora non è diventato ebreo, quindi è legittimo. Ma tutto quello è l'opera di Rabbi Yehuda Halevi, ovviamente. Quindi non è quello che sia stato detto veramente, certamente no. E quindi mi ha pienamente soddisfatto, e a cui la mia mente ha pienamente consentito. Ho pensato di scrivere quei discorsi come furono pronunciati. E gli intelligenti li comprenderanno. Solo intelligenti, eh? Un attimo. Si dice che quando il re di Casari ebbe visto in sogno che le sue intenzioni erano ben accette al creatore, e che le sue azioni non lo erano, e che lì era stato comandato in sogno di ricercare quali fossero le azioni ben accettate al creatore, sì, abbia interrogato un filosofo che viveva ai suoi tempi sulle sue credenze. Quindi il primo che viene a parlare e a presentare su teologia, diciamo così, è il filosofo. Per noi il filosofo non esiste praticamente. Chi è questo filosofo? E di nuovo, io quando ero bambino, prima che leggeva questo servizio, dicevo: ma che cosa c'entra adesso il filosofo con filosofia classica di Grecia, che io non capisco niente, non mi fa niente? Ma vedremo che la forma che Rabbi Yehuda Halevi presenta le idee filosofiche ancora sono molto attuali, perché nel mondo oggi abbiamo delle cose che non sono così lontane di queste idee del filosofo. E adesso lasciamo la scoperta di quello che il filosofo dirà per la settimana che viene, Bezrat Hashem, così dopo una settimana di pensiero, di meditare un po' su quello che abbiamo visto questa sera, vedremo Bezrat Hashem l'apertura del filosofo
la fede del filosofo nel senso di cosa è che il filosofo credi su Dio, sulla vita, sul mondo, sull'uomo, sulla religione. E la reazione del re, di Kusawa. Vi ringrazio per la sua attenzione, spero che è stato chiaro e vi è piaciuto, e spero che assieme avremo dei belli momenti questo anno. Questo corso si farà semanalmente, Be'ezrat Hashem, ogni giovedì sera. Siete tutti invitati, vi ringrazio molto per l'attenzione. Erev Tov. Ciao Manuela. Shabbat shalom. Shabbat shalom, mevorach.